Pronto? 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 Salve, chi è? Pronto? Salve, chi è? Costantino, Antonio, sono io. Pronto? Pronto? Salve, chi Antonio? È? Antonio. Buonasera. Buonasera. Lei è il signor? Antonio. Antonio? Sì. Chi è Costantino? Io. Pronto? Salve. Lei è il signor? Costantino. Chi è Antonio? Io, sempre io, Costantino Antonio sono, la Reggio Calabria. Per un attimo, mi scusi un attimo, vengo subito. Per un attimo ho pensato di essermi imbattuto nel dottor Jekyll e Mr. Hyde. Signor Costantino Antonio. Sì. Da dove chiama? Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Sì. La lettera è la lettera T. Lettera? T. I? T di? Non si capisce, guardi. Mi passi Antonio. La lettera. Antonio, mi sente? Sì. La lettera è la lettera T. T. Di Torino? T di Torino, bene, può ridarmi Costantino. Allora, signor Costantino. Sì. Né caldo né freddo. Tiepido. Bravo. Un rumore. Rombo. Mi passi Antonio. Sì. Salve Antonio. Un rumore. Rombo. 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 Romba. Ronfa. Può ridarmi Costantino, per favore? Sì. Salve Costantino. Il... Pronto? Un attimo! Sì! Aspetti! Senta, con chi sto parlando adesso? Con chi sto parlando? Pronto? Sì! Adesso con chi sto parlando? Con Costantino, gente. Con Costantino, oh! Allora, signor Costantino. Sì. Un rumore con la T lo evince. Buono, un rumore con la T lo evince da sé. Tonfo, tonfo. Tonfo. Sì, mi può fare il rumore con la T? Tonfo. Mi può fare il rumore con la T? Vabbè. Adesso ci sono quelle difficili. Mi passa Antonio? Sì. Buonasera. Allora, uno storico iettatore. Uno storico iettatore. Uno storico iettatore. Con la T. Con la T. Con la T. Lei conosce la storia dell'antico Egitto? La storia... Lei conosce la storia del... Mi ripassi Costantino. Costantino, mi sente? Sì. Buonasera. Lei conosce... Viva! Lei conosce la storia dell'antico Egitto a dispetto di Antonio? La sento troppo lontano, guarda Paolo. Sì, ma lei conosce la storia dell'antico Egitto perché Antonio un po' nicchiava. La storia con la T. No, però mi scusi Costantino, se lo chiedo ad Antonio siamo punto e da capo. Sì. Bene. Chi c'è? Perché hanno fatto le piramidi? Perché hanno fatto le piramidi? No, io lo so, lo chiedo a lei. Perché hanno fatto le piramidi? La prego di sbrigarsi perché mi si ammoscia la pellecchia. Prego. Un aeroplano per favore. Beh, dicevo. Gli antichi egizi fecero le piramidi, le ricorda? Gli antichi egizi le piramidi. Degli egiziani. Eh? Degli egiziani, la con la T. Sì, gli egiziani. Egitto. Sì, l'hanno fatta in Egitto perché erano egiziani. Era cretino farle altrove per riportarle in Egitto. Non lo so, guarda.
Provate a rispondere insieme, lei e il signor Antonio. Sì, sì. Era dai tempi di Psycho. Tempi di Psycho. Signor Norman Bates, uno storico iettatore. Un cavolo che... Una cosa che si chiude. Una cosa che si chiude. Lucenda! Tenda! Vabbè. Una canzone. Una canzone? Sì. Con la T. Provate insieme, fate un duo. Con la T. Me so comprato sta chitarra e fa la vita meno amara. Me so comprato sta chitarra. Fermo, dica. La vita meno amara. E quando il sole scende e muore. E quando il sole scende e muore. Me sento un cuore. Sta agonizzando. Sta agonizzando. Un aiutino, Paolino. E fa la vita meno amara. Me so comprato una chitarra. E quando il sole scende e muore. Me sento un cuore cantatore. Un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata. La voce è un po' intonata. Non serve a fare una serenata. Ma so. Ma so. Ma solamente a fare in maniera. Te fammi un sogno a prima sera. Un sogno a prima sera. Ta. 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 Canto per cantare. Mi perdoni, signore, con chi sto parlando adesso? Antonio sono io. Con Antonio. Allora, riferisca al signor Costantino che sì. Se rispondete esattamente potete fare 500 euro a testa. Uno storico iettatore. Tudor. Quello da Juve. Tutoe. Sì. No. Tutti insieme. Per fa la vita meno amara. Mi sono comprato una chitarra. Amico mio. Il faraone. Dove l'hanno messo? Il faraone. È in bagno? No, niente, un audio, Paolo. Senta, dimmi. Io purtroppo il tempo è quello che è. Senta. Sì. Dica Tutankhamon. Cazzino dice Paolo. Dica Tutankhamon. Tutankhamon. Bravo. Senta, senta signor Antonio. Sì. Dica al signor Costantino.
Costantino. Lei è Costantino, allora dica sì. Ad Antonio cortesemente. Sì, sono sempre io. Sono sempre io, Paolo. È sempre lei. Sì. Che non ha vinto. Aia. Però 1.000 euro glieli mando io. Arrivederla. Arrivederci a tutte e due. Salve. Grazie. Arrivederla. A tra poco con Fattore C. Non ci arriva. No. Sì? Non ci arrivo. Chi è? Sì? Costantino. Paolo? Chi è? A volte ritornano. Chi è? Io sono Antonio. È Costantino. Costantino. Sì. Perché... Sì, Paolo. Volevo dirle. Ha chiamato lei ora? No, io ero in linea, questo era in linea. Sono in linea. Era in linea? Sì, sì. Da allora? Da allora? Sì. Ho capito. Lei è Costantino? Sì. Ho capito, perché Costantino risponde, Antonio che attacca. Allora dovrebbe dare la cornetta ad Antonio? Sì. Mi mette paura davvero. Va bene. E poi dica Costantino? Sì. No, lei è Antonio ora? Sì, sì, sì. Amico mio, la ringrazio per aver non attaccato ancora. La invito a farlo, se no quello che ha vinto lo spende in bolletta. Allo? 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 Dico, dovrebbe... Paolo? Sì? Dimmi. Potrebbe attaccare? Dimmi. Potrebbe attaccare? Sì, va bene. Ciao, buonanotte. Complimenti per la tua trasmissione, Paolo. Sì, sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao. Ha attaccato? Ha attaccato? Ha attaccato, ha attaccato. Allora, signora Pellecchia, mi perdoni. Hanno richiamato. Anzi, non aveva mai attaccato, ha capito? Che funziona così, Costantino Antonio, capito? Costantino risponde, Antonio attacca. Se Costantino gli dà la connetta, Antonio come attacca, Costantino continua a parlare. Capito? Mentre se Costantino deve parlare, la cornetta la prende Antonio, quello riattacca subito e Costantino non può parlare. Okay. Guardi che è difficile vivere due persone nella stessa persona, sa? Quello sicuramente. Oh.